Bene, buonasera a tutte le persone che si sono connesse per questa video intervista dell'associazione Sottosopra a Mirko Tomasi, che io ringrazio per essere qui con noi oggi. E con Mirko parleremo principalmente di temi economici, legati prima di tutto alle decisioni che sono state intraprese fino a questo momento alle istituzioni europee. Abbiamo chiamato Mirko perché Mirko è un economista che lavora presso le istituzioni europee e quindi pensiamo che sia la persona indicata per raccontarci un po' quello che è successo fino ad oggi, quello che è stato deciso e magari darci anche la sua opinione su ipotetici scenari, che è di sicuro quello che può interessare gli ascoltatori. Quindi grazie mille Mirko. Grazie a voi, grazie Stefano e all'associazione per l'invito e anche a chi ci ascolta. Perfetto. Allora Mirko, la prima domanda che ti volevo fare è quella di magari darci un riassunto, un commento su le decisioni che sono state prese fino a questo momento insieme al Consiglio europeo, con un particolare magari riferimento al MES, di cui si è tanto parlato sulla stampa per ovvi motivi negli ultimi mesi, ma magari anche rispetto agli altri strumenti che sono stati presi in considerazione fino a questo momento, come il SURE, il BEI, o a questo ipotetico recovery fund di cui tanto si parla. Va bene, va bene. Sentite, la prima cosa secondo me è utile fare è una distinzione fra la zona euro, che sono i paesi che hanno adottato l'euro, che sono i 19, e l'Unione Europea, di cui la zona euro è un sottoinsieme, di cui fanno parte 27 paesi. Perché bisogna distinguere? Perché l'Unione Europea sulle materie di salute non ha molte competenze, che sono rimaste invece agli Stati membri. Quindi tutto è... Un'altra cosa importante da sapere è che l'Unione Europea non ha dei fondi propri che può distribuire agli Stati membri. Il bilancio europeo viene dagli Stati membri, insomma, è fatto di contributi degli Stati membri e poi questi soldi vengono ridistribuiti negli Stati membri. Alcuni, quelli che sono relativamente più poveri, sono beneficiari netti, quindi ricevono di più di quello che hanno messo, altri ricevono meno di quello che hanno messo perché sono relativamente più ricchi. Giusto per capire un attimo quali sono gli strumenti che l'Unione Europea ha a disposizione, sulla salute le competenze rimangono pressoché totalmente nazionali e a livello economico non esistono soldi europei che si possono distribuire ai paesi da fonti terze, diciamo. Perché è importante questo? Perché si sono sentite molte cose negli ultimi mesi rispetto ai 500 miliardi qui, 400 miliardi là, sono 200 miliardi del SURE, eccetera. Quindi volevo un attimo mettere in chiaro questa cosa. Cosa è stato fatto a livello di Unione Europea, quindi siamo tutti insieme? La prima cosa che sono state fatte è stata quello di mettere da parte tutta una serie di regole che erano fino a questo momento erano in vigore per quanto riguarda gli aiuti di Stato alle imprese, che erano vietati, e per quanto riguarda il deficit. Cioè l'ammontare del deficit pubblico consentito dalle regole del patto di stabilità. Il famoso 3%, anche se in realtà poi per chi conosce queste regole sa che il valore 3% non è più così di attualità perché è stato cambiato e anzi le regole sono state rafforzate a seguito della crisi finanziaria del 2008. Ma al di là di questo, queste due regole sono state messe da parte, sono state abolite per il momento, non abolite, scusate, messe da parte, per permettere agli stati, da un lato, di dare risorse alle imprese che si trovavano in difficoltà di fronte alla crisi del coronavirus, e dall'altra, per permettere allo stato di aumentare enormemente il deficit a fronte di una crisi economica che ridurrà, da un lato, le entrate per lo stato, perché non ci sono più attività economiche, ce ne sono molte meno, quindi ci sono molte meno persone che pagano le tasse, dall'altra aumenterà le uscite perché lo Stato dovrà pagare sussidi di disoccupazione, eccetera. Giusto per darvi un'idea di cosa stiamo parlando, fino all'anno scorso voi vi ricorderete che con la Commissione europea il governo era sempre a fare un braccio di ferro per i decimali, no? A un certo punto si doveva fare il 2,4, poi il 2,04, cioè si stava parlando di decimali attorno al 2. Ecco, adesso si presume che l'Italia quest'anno dovrebbe avere, almeno secondo le stime, un deficit PIL che potrebbe arrivare al 10%.
Giusto per dire che tutto quell'impianto regolamentare è stato messo da parte. La cosa interessante, se volete, potete anche riflettere, è insomma, se in momenti di crisi queste regole devono essere completamente messe da parte, a cosa servono? Cioè, nel senso, non è che magari poi uno potrebbe porsi la domanda, beh, insomma, passato il coronavirus, ci sarà magari un'altra crisi, ci sarà un problema di disoccupazione, perché a quel punto non posso continuare a dare aiuti alle imprese o a fare deficit pubblico per aiutare i disoccupati? Insomma, delle domande per il post-crisi che ci dovremmo porre. Accanto a questo, si è tentato di creare dei nuovi strumenti, o di riattivare insomma degli strumenti che già esistevano per cercare di mobilizzare ulteriori risorse. Perché ovviamente fin qui parliamo solo di risorse nazionali, cioè tutto quello che può fare un governo è fare deficit nazionale, quindi emettere titoli di Stato, eccetera. Si è cercato di andare oltre, si è andato oltre con, per il momento, tre cose che tu hai già menzionato, su cui c'è già un accordo di massima a livello di stati membri. Partiamo dalla cosa più semplice, la Banca Europea degli Investimenti, un'istituzione che già esiste, e che emette credito facilitato per le imprese. Il vantaggio è anche per esempio, attraverso per esempio le casse di risparmio nazionali, le banche di sviluppo nazionali, come la Cassa Depositi e Prestiti, eccetera. Qual è il vantaggio per chi contrae un prestito attraverso la Banca Europea degli Investimenti? Beh, il tasso di interesse, cioè il tasso di interesse che attraverso la Banca Europea degli Investimenti è minore perché i prestiti della Banca Europea degli Investimenti sono garantiti da tutta l'Unione Europea e non solo dal singolo Stato dove risiede l'impresa che riceve il prestito. Per cui per le imprese c'è un vantaggio a livello di tasso di interesse a finanziarsi attraverso la Banca Europea degli Investimenti. Questa banca, che esiste da moltissimo tempo, è stata in qualche modo rinforzata un pochino e sono state aumentate le garanzie, o si è deciso di aumentare le garanzie perché possa ulteriormente fornire credito. La cifra, se non erro, è intorno ai 200 miliardi. Cioè, le garanzie dovrebbero essere sui 25 miliardi, che dovrebbe poi permettere, 25 miliardi che arrivano dagli Stati membri, che poi dovrebbero permettere alla Banca Europea degli Investimenti di fare credito fino a 200 miliardi. L'inghippo qual è, se volete? È che si tratta di credito che deve essere domandato, quindi non sono risorse che la banca spende direttamente nello Stato membro, si tratta di una sorta di una possibilità che le imprese hanno di ottenere credito a tasso agevolato. In questo momento storico, probabilmente con i tassi di interesse che già possono essere ottenuti nelle banche nazionali a dei livelli molto molto bassi, il valore aggiunto della Banca Europea degli Investimenti è probabilmente relativamente piccolo. Quindi questi sono i due inghippi principali, sono soldi potenziali e il valore aggiunto della differenza del tasso di interesse è relativamente piccolo. La seconda cosa è quella che in inglese è un sure, o in italiano un sure, diciamo in italiano che fa più ridere. Il sure è un nuovo programma, questa volta gestito non dalla Banca Europea degli Investimenti o da un'altra istituzione, ma dalla Commissione Europea, essa stessa. Che cosa farà la Commissione Europea? Se gli Stati membri le daranno l'accordo, e il Consiglio Europeo in qualche modo ha detto che sarà così, ma devono ancora attivare il meccanismo. La Commissione Europea potrà, sulla base di garanzie, anche qui 25 miliardi, fornite dagli Stati membri alla Commissione Europea, la Commissione potrà emettere dei titoli per un valore massimo di 100 miliardi. Questi titoli poi possono, le risorse raccolte attraverso questi titoli saranno poi prestate agli Stati membri per far fronte alla crisi, in questo caso dell'impiego. Quindi per pagare eventualmente la destinazione d'uso di questi soldi deve essere il rimborso di, per esempio, sussidi di disoccupazione o cassa integrazione come ce l'abbiamo in Italia. Quale sarebbe il vantaggio? Il vantaggio è, qui parliamo di cifre che sono 100 miliardi totali, potenziali, ovviamente, perché gli stati devono chiedere alla Commissione
condizione di emettere questi titoli e poi di contrarre un prestito con la commissione, quindi anche lì parliamo di un montante totale potenziale, non sono soldi che arrivano domani all'economia europea. Possono essere fino a 20 miliardi per Stato membro, non di più, quindi l'Italia può al massimo ottenere 20 miliardi da questo sistema, se li chiede tutti. E il vantaggio qual è? Il vantaggio è ancora una volta la differenza fra il tasso di interesse che la Commissione paga indebitandosi sui mercati e il tasso di interesse che per gli stessi 20 miliardi l'Italia pagherebbe indebitandosi da sola. Allora, qui il problema ovviamente è che si tratta sempre di prestiti, quindi dovrebbero essere ripristinati. A differenza delle imprese, effettivamente qui il differenziale di tasso di interesse può essere anche abbastanza significativo per alcuni stati, per esempio per la Grecia o per l'Italia stessa, che fino ad oggi, ahimè, paga ancora sul decennale l'1,7-1,8, mentre la Commissione potenzialmente potrebbe magari emettere dei titoli molto sotto l'1, verso lo 0,5, ora non lo so, dipenderà, però il differenziale potrebbe essere interessante. Questo differenziale è il risparmio vero per l'Italia, cioè sempre debito pubblico nazionale, ma però contratto ad un tasso di interesse più basso. La terza cosa di cui c'è già l'accordo è il meccanismo europeo di stabilità. Il meccanismo europeo di stabilità esiste già, è stato creato a seguito della crisi finanziaria del 2008, negli anni, insomma, che ha avuto diverse evoluzioni, ed era quello strumento che gestiva di fatto i programmi della cosiddetta Troica. Cioè prestava soldi agli stati della zona euro che sono finiti nei guai e in qualche modo attaccati a questi prestiti c'erano delle condizionalità di diverso tipo, ma diciamo le più famose erano questi memorandum of understanding che erano stati firmati dalla Grecia, dal Portogallo, da Cipro, che contenevano una somma enorme di riforme da fare e di scadenze da rispettare per i governi che contraevano questi debiti. L'idea di usare il MES per la crisi del Covid a cosa ha portato? Ha portato ad accordarsi su un prelievo massimo da parte degli stati del 2% del loro PIL, che sarebbe dato agli stati dal MES, sempre sotto forma di prestito, ma stavolta senza condizioni, cioè senza il memorandum of understanding, senza tutto quanto questo ambaradan. Questo è più o meno quello su cui c'è un accordo. Ovviamente il diavolo sta nei dettagli e insomma già vediamo, oggi vedevo che per esempio l'Olanda ha fatto delle proposte per introdurre un minimo memorandum, insomma, non è molto chiaro. L'idea iniziale dell'Eurogruppo, che poi è stata validata anche dal Consiglio europeo, sarebbe che questo 2% massimo del PIL, che per l'Italia sarebbe intorno ai 35-36 miliardi di euro, possa essere prestato agli stati con condizioni minime. Ovviamente anche qua il differenziale di tassi di interesse è il vero vantaggio per lo Stato, cioè lo Stato che emette 36 miliardi di titoli italiani pagherebbe l'1,7-1,8, contrattandoli con il MES pagherà invece lo 0,5. 02, insomma 07, non si sa bene, ma una differenza di questo tipo qua. Ora, tutte queste tre cose messe assieme hanno in realtà un vantaggio per uno Stato come l'Italia che è stato calcolato dall'Università di Sciences Po, da tre ricercatori dell'Università di Sciences Po, è stato calcolato come qualcosa di attorno a 1 miliardo di euro, 1,5 miliardi di euro l'anno, quindi mo molto poco. Cioè, la differenza, se l'Italia usasse al massimo tutti questi strumenti, e se le condizioni di questi prestiti fossero quelle più ottimistiche, quindi gli studiosi usano come benchmark, come base, i tassi di Best interesse. Come? case scenario, cioè. Gli studiosi usano come base di calcolo i tassi di interesse che paga la Germania, che sono negativi in questo momento. Quindi, cioè, se arrivassero veramente ad ottenere il massimo possibile, il governo italiano risparmierebbe qualcosa come 1,5 miliardi di euro l'anno, che non è da buttare via, ovviamente, ma non è una somma, insomma, che ti cambia le condizioni di un'economia che sta crollando al 10% l'anno, se va tutto bene, come sembra dire il Fondo Monetario Internazionale.
Quindi queste sono le prime tre misure su cui c'è stato l'accordo. E perché all'inizio dicevo che è importante tenere conto la differenza tra zona euro e Unione Europea? Perché ovviamente queste misure extra sono tanto più importanti quanto più un paese fa parte della zona euro. Perché gli altri paesi, che ne so, la Svezia, la Polonia, la Repubblica Ceca, con la messa in ghiaccio, diciamo, delle regole di aiuto di Stato e delle regole di bilancio, non hanno problemi in questa fase a finanziare tutte le misure necessarie, perché loro hanno la loro banca centrale che in caso di necessità può intervenire. Beh, abbiamo visto con il Regno Unito, insomma, che vabbè, sono più o meno fuori ormai dall'Unione Europea, ma anche fossero stati dentro, la banca d'Inghilterra durante la crisi del 2008 ha fatto cose più o meno simili, anche se in proporzioni un po' più piccole rispetto a quelle che ha fatto oggi, cioè ha permesso allo Stato, per esempio, di spendere con uno scoperto di conto, quindi senza neanche mettere titoli, ha fatto un'enorme iniezione di liquidità fin da subito, garantisce sempre comunque la solvabilità dei titoli di Stato e quindi consente allo Stato di fare tutto il deficit necessario per affrontare questa crisi. Una cosa simile accade in Polonia, in Svezia. Invece, molto diversa è la condizione di un paese della zona euro che non ha più una banca centrale che possa garantire questo tipo di intervento mirato alle esigenze del singolo Stato. Per cui sono ancora più importanti delle misure prese a livello europeo o a livello almeno di zona euro. E qual è l'ultima cosa di cui tu mi hai parlato? È questo recovery fund. Qua io sarò molto breve perché non ne sappiamo nulla. Cioè, sappiamo molto poco finora di questo recovery fund. Ci sono molte voci che circolano e l'idea che traspare in qualche modo è quella di utilizzare più o meno come vi ho spiegato il SURE, no? Cioè questa cosa che la Commissione attraverso delle garanzie emette dei titoli che poi presta agli Stati membri, una sorta di sistema simile, cioè usando i soldi del bilancio europeo, i contributi del bilancio europeo come garanzie. I contributi che arrivano dagli Stati membri come garanzie per l'emissione di ulteriori titoli che poi dovrebbero essere, le cui risorse dovrebbero essere poi ridistribuite agli Stati. Questa è un po' la logica. Le cifre di cui stiamo parlando, io non mi azzardo a fare numeri perché qua si varia da 300 milioni, 300 miliardi, scusatemi, a 2 triliardi, cioè non è ancora chiaro, aspettiamo metà maggio quando la proposta esce e vediamo di cosa si tratta. Però il grosso della differenza rispetto ai programmi attuali, questi tre che vi ho spiegato, sa sarebbe quello di poter trasferire queste risorse a fondo perduto agli Stati, quindi non come prestiti che andrebbero poi a gravare ulteriormente sul debito pubblico nazionale e che dovrebbero quindi essere restituiti, ma come risorse a fondo perduto come trasferimenti, un po' come diciamo l'Italia, il governo italiano fa con la regione Calabria, con la regione Piemonte o lo Stato federale degli Stati Uniti fa con l'Alabama, eccetera. E quindi l'idea che a un certo punto, almeno a livello di zona euro, cominci ad esistere una sorta di sistema di trasferimenti centrale verso le differenti periferie. Su questo c'è totale disaccordo a livello di Stati membri, alcuni vogliono solo prestiti, quindi cioè usare questo strumento per fare altri prestiti agli Stati con la solita storia del tasso di interesse agevolato, e l'altra parte di Stati membri che invece vogliono tutto trasferimenti a fondo perduto. Probabilmente si arriverà ad un qualche compromesso in cui sarà una parte di una cosa e una parte dell'altra. Il problema grosso sarà capire di quanti soldi stiamo parlando e a che velocità arriveranno e per quanto tempo, per capire se questa cosa avrà un effetto macroeconomico oppure no. Per il momento bisogna vedere e aspettare. Certo, sei stato chiarissimo, Mirko, grazie mille. E, è importante quest'ultima parte perché, se ho compreso bene, sarebbe un primo piccolo passo, sempre che passasse la richiesta dei fondi, di dei prestiti a fondo perduto, sarebbe un primo piccolo passo verso quell'idea di banca centrale, non dico prestatrice in ultima istanza, ma che comunque si avvicina un po' al modus operandi delle. Di quelle che poi delle banche centrali che operano in nazioni come magari il Regno Unito, gli Stati Uniti o il Giappone. E fermo ancora un secondo sul Giappone perché c'è stato un
avuto l'occasione di leggere un tuo commento su uno strumento di cui si è dotato recentemente il Giappone, ovvero un acquisto illimitato di titoli fino a quando non si raggiunge il prezzo del target, con l'obiettivo di controllare la curva dei rendimenti. E questo mi ha fatto pensare a come sarebbe bello magari poter contare su strumenti di questo tipo e soprattutto riflettere su quelli che sono stati fino adesso invece gli strumenti straordinari che sono stati utilizzati dalla Banca Centrale Europea per affrontare l'emergenza. Ora, se non sbaglio, ma su questo mi potrai correggere tu, fino adesso si è parlato soltanto del famoso Pandemic Emergency Purchase Program, quindi PEPP, e quindi volevo capire se appunto ci puoi magari raccontare di cosa si tratta e qual è la differenza invece con quello che possono fare le altre banche centrali. Sì, allora, qui il problema ovviamente è che si torna alla distinzione fra Unione Europea e zona euro, quindi il problema di nuovo è relativo ai paesi che hanno adottato l'euro. Perché? Perché per Costituzione, per mandato, la Banca Centrale Europea non ha la possibilità di offrire scoperti di conto agli stati membri, quindi i governi non possono finanziarsi direttamente attraverso la Banca Centrale e non ha neanche il mandato di intervenire per calmierare eventuali turbolenze sui mercati che possono far aumentare i rendimenti dei titoli di Stato di un paese e magari metterlo in difficoltà. Cioè, abbiamo una prova provata di questo perché fino a qualche anno fa, insomma, lo strumento principe per gestire queste cose era la Troica, cioè un paese della zona euro che perdeva accesso ai mercati, come è successo alla Grecia o al Portogallo o a Cipro, non aveva altro modo per ottenere le risorse che andare attraverso un programma della Troica a contrarre un prestito condizionato, eccetera. È una cosa molto strana perché, se volete, il Fondo Monetario Internazionale è un'istituzione che fa questo tipo di attività dal 1945, cioè presta risorse agli stati che in qualche modo finiscono in una crisi finanziaria. La differenza è che questi stati che accedono al Fondo Monetario chiedono al Fondo Monetario non la loro moneta, quindi l'Argentina non chiede pesos al Fondo Monetario, ma ha dei prestiti di dollari, per esempio, perché per vari motivi lo Stato si è indebitato in dollari in passato e ora, a causa della crisi, non riesce più a ripagare questi debiti, quindi si indebita presso il Fondo Monetario, ma in dollari, perché ha bisogno di dollari, che non è la sua valuta. La zona euro invece ha una struttura molto strana per cui la Grecia doveva contrarre prestiti con il meccanismo europeo di stabilità in euro, che in teoria sarebbe la sua valuta. E quindi è una situazione molto molto particolare, molto strana, che tutti gli economisti del mondo hanno sottolineato, tanto nella crisi del 2008 quanto quella attuale. E diciamo, per farvi capire la differenza, supponiamo che allora, il funzionamento del sistema giapponese che tu hai menzionato è più o meno questo. Il governo giapponese emette dei titoli, come tutti i governi, perché si finanziano così, e dei titoli sui mercati. A un certo punto, per diversi motivi, la banca centrale ritiene che si sia bisogno di ridurre il tasso di interesse che il governo paga su questi titoli. Vuol dire sostanzialmente liberare risorse perché lo Stato deve pagare meno interessi per poter spendere di più in attività dell'economia reale, sussidi di disoccupazione, sussidi alle imprese, eccetera. Tutto quello che fa lo Stato, l'educazione, la sanità, eccetera. La Banca Centrale del Giappone decide, in accordo con il governo, di acquistare titoli di Stato del governo giapponese sul mercato secondario, una volta che i titoli sono stati emessi, quindi non stiamo parlando della monetizzazione come la intendono alcuni, o come insomma, viene descritta spesso, cioè quella della banca centrale che dà soldi direttamente al governo. No, in realtà i titoli sono comprati dal mercato secondario, ma la banca centrale del Giappone li compra fino a quando il loro prezzo non sale e quindi il loro scende, perché le due cose sono inversamente legate, fino a quando il loro prezzo non sale ad un punto tale che il loro rendimento è l'obiettivo che ha la Banca Centrale del Giappone. In questo momento l'obiettivo della Banca Centrale del Giappone è attorno allo 0%, cioè lei compra titoli di Stato fino a quando il rendimento di questi titoli non raggiunge più o meno lo 0%. Ora io invito gli ascoltatori ad andare a guardare
Questo programma loro l'hanno lanciato nel 2013, in realtà. Ovviamente il tasso obiettivo è cambiato, però se non sbaglio dal 2018 è attorno allo 0%. Se voi andate a vedere, vedrete che la riga dei decennali, dei rendimenti decennali del governo, dei titoli del governo giapponese è veramente che fluttua attorno allo 0%, a volte 0,1, a volte è meno 0,2, a volte ed è sempre lì. Ovviamente non è zero, ma è sempre più o meno lì. La differenza, qual è la differenza con l'Italia, per esempio? Che l'Italia oggi, in una crisi enorme, okay, continua a pagare l'1,7-1,8, ma l'altro giorno siamo arrivati sopra il 2 per qualche motivo, che non so, che è difficile da scrutare, ma per motivi diversi siamo arrivati sopra il 2 l'altro giorno. Ora, tenete presente che stiamo parlando di pagare il 2%, che potrebbe essere poco. Se l'Italia crescesse al 4%, pagare il 2% sarebbe poco, ovviamente, perché sarebbe meno del tasso di crescita dell'economia. Qui stiamo parlando di pagare il 2% quando l'economia all'anno, quando l'economia in un anno dovrebbe scendere, il tasso di crescita dovrebbe essere negativo del 10%. Quindi cioè, è follia. Bisognerebbe a quel punto però che la Banca Centrale Europea decidesse di cambiare il suo comportamento e il suo mandato in accordo con gli Stati membri per poter fare cosa? Se volesse fare la stessa cosa che fa la Banca Centrale del Giappone, dovrebbe comprare titoli di Stato italiani in particolare fino a quando il rendimento dei tassi dei BTP italiani non scenda sotto un livello, insomma, più sostenibile. Poi parleremo anche di qual è il livello sostenibile, se volete, però deve fare questa cosa in modo mirato e specifico per le esigenze dell'Italia. Attualmente non lo può fare e quello che sta facendo e che ha deciso di fare, che è la Pandemic Emergency Purchasing Program, di cui hai parlato tu, che è di 750 miliardi di acquisti per tutta la zona euro da qui alla fine dell'anno, che si va a sommare al quantitative easing che già c'era prima, l'asset purchase program che già c'era prima, che se non sbaglio ora aveva una quantità di più o meno di 20 miliardi di acquisti per tutta la zona euro al mese. Quindi le due cose si sommano e il calcolo è che da qui alla fine dell'anno la Banca Centrale dovrebbe comprare qualcosa tipo 1.000-1.100 miliardi di titoli di Stato di tutta la zona euro. Voi dite tantissimo, sì, sembra un'enormità, effettivamente è vero, il problema è che non è fatto, cioè il problema è che paradossalmente la Banca Centrale Europea sta comprando più titoli tedeschi di quelli italiani, o comprerà alla fine del programma più titoli tedeschi che italiani. Perché? Perché gli acquisti della Banca Centrale Europea devono essere tirati su quella che in inglese si chiama la capital key, cioè, per dirla in italiano, la proporzione di capitale che ogni Stato possiede nella banca centrale. Siccome la porzione di capitale è legata alla dimensione dell'economia, l'economia più grossa è quella tedesca e ha una porzione di capitale maggiore rispetto a quella dell'Italia. Se non sbaglio, il 19% di tedeschi e il 13-14% degli italiani. Ora le cifre potrei sbagliarmi, ma più o meno questo è l'ordine di grandezza. Che vuol dire che di questi 1.100 miliardi, la maggior parte alla fine del programma saranno tedeschi invece che italiani, se la Banca Centrale rispetterà questa chiave, di capitale. Inoltre, ci sarebbe una regola, che vale per il quantitative easing, ma è stata sospesa invece per questo altro programma, che sarebbe che dice che comunque vada, la Banca Centrale non può possedere più del 33% del debito pubblico di un determinato paese. In realtà questa è una regola che è stata sospesa per il Pandemic Emergency Purchase Program, di questi 750 miliardi, è stata sospesa, ma in realtà è la regola che ci interessa di meno, perché noi abbiamo talmente tanto debito pubblico che siamo tipo a 10-12 punti sotto la nostra soglia, quindi poteva acquistare molto di più. Altri paesi più piccoli con meno debito pubblico invece avevano già raggiunto la loro soglia del 33% e per le regole che la Banca Centrale si è data non avrebbe più potuto acquistare altri titoli di questi paesi. Il vero problema per noi in realtà è la capital key, cioè se si potesse cambiare questa regola e dire che siccome l'Italia sta pagando il 2% mentre la Germania sta già pagando da sola il meno 0,4,
Allora non ha senso comprare titoli tedeschi, compriamo solo quelli italiani o in maggioranza italiani per poter rendere i tassi molto più bassi in Italia che ne ha più bisogno. Questa cosa è anatema e per ora abbiamo eliminato le regole di aiuti di Stato e le regole del bilancio pubblico, vediamo se siamo capaci di eliminare anche questi ultimi tabù che rimangono a livello di Banca Centrale per renderla, come dicevi tu, una vera e propria prestatrice di ultima istanza. Per ora non è così. Ok, chiarissimo. E beh, allora su questo tema, proprio su questo tema, sono arrivati sui media internazionali nel corso degli ultimi 2 mesi, delle ultime settimane, degli interventi quasi destabilizzanti, perché sono arrivati da voci inaspettate, fra tutte quello di Draghi, ovviamente, sul Financial Times, che è stato poi ripreso da tutti gli organi di stampa italiani, dove l'ex presidente della BCE parlava apertamente di status di debito pubblico permanente, di cancellazione del debito privato, e fino a interventi di vario tipo, penso a quello di Macron, che magari era più legato alla globalizzazione, ma anche adesso, per ultimo, su Le Monde, un intervento di 2 ricercatori di Economics, che anche loro hanno parlato con lo scopo di una riconversione ecologica dell'economia, di aiuti statali permanenti, di cancellazione del debito. Quindi io mi chiedo come leggere questi interventi in questo momento e se, alla luce di quello che ci ha raccontato poco fa, ti sembra che la direzione sia questa, oppure si sta procedendo in direzioni più simili a quanto fatto nel 2008, che poi invece si è visto, si sono rivelate le ricette sbagliate, o perlomeno non vincenti per far riprendere i vari paesi dell'Unione Europea. Allora, premesso che stiamo veramente navigando in acque sconosciute, quindi può cambiare, le cose possono cambiare anche in modi inaspettati, che non ho la sfera di cristallo. Detto questo, qual è il problema? Draghi cosa ha detto? Draghi ha detto semplicemente una cosa banale, che insomma, poi ha fatto scalpore perché l'ha detta Draghi, che era presidente della BCE, però ha detto, insomma, in una fase così di collasso dell'economia deve intervenire lo Stato. Sorpresa, no, cioè è sempre stato così, voglio dire, avviene da sempre, anzi, quando non lo fa lo Stato, questo tipo di intervento, le cose vanno ancora peggio, quindi insomma è assolutamente necessario. Deve assumere lo Stato i debiti in generale i debiti privati che non sono più esigibili dal settore privato, perché alla fine, voglio dire, un'impresa che licenzia o che mette in cassa integrazione, che cos'è che ha un onere nei confronti del lavoratore che non riesce più a rispettare, interviene lo Stato e finanzia quell'onere e lo ripaga al posto dell'impresa. Quindi che sia il debito dell'impresa verso una banca o il, tra virgolette, debito o onere, insomma, dell'impresa verso il lavoratore, sempre lo Stato dietro c'è, che all'ultimo momento interviene e aiuta le imprese e aiuta il settore privato. Normalissimo, Draghi l'ha detto, grande, grande cambiamento rispetto al passato, quando invece il debito pubblico era considerato, insomma, l'origine di tutti i mali. Però il problema qual è? Cioè, il problema che tutti si stanno ponendo è come si va oltre, cioè qual è la fase 2 di questo sistema? Cioè, una volta passata la pandemia, come si riattiva l'economia e soprattutto come si ripaga tutto il debito pubblico che si è accumulato? Ed è lì che casca l'asino, perché Draghi non lo dice nel suo articolo cosa deve succedere dopo, non lo chiarifica assolutamente, molto furbo, perché sa benissimo che è lì dove inizia il ginepraio, cioè dove inizia veramente lo scontro, nella zona euro, perché ripeto, le cose sono diverse quando sei fuori dalla zona euro. Perché sono diverse? Beh, allora, il problema fondamentale è che un debito pubblico si ripaga, o cioè, intanto per cominciare, un debito non si ripaga, si rinnova costantemente perché lo Stato non muore e deve semplicemente continuamente raccogliere le risorse dal settore privato per rinnovare i titoli che arrivano in scadenza. Quando il settore privato non fornisce queste risorse in modo sufficiente o a tassi di interesse troppo alti rispetto alla situazione dell'economia, lo Stato ha sempre la possibilità di ricorrere alla propria banca centrale, che crea denaro letteralmente dal nulla, e questo lo ha ammesso anche Draghi quando era presidente della Banca Centrale Europea, quindi non stiamo dicendo niente di strano,
che può in qualunque momento intervenire con vari modi, ho citato quello del Giappone, non mi ripeto, per aiutare lo Stato a finanziarsi, quindi a continuare a perorare il debito pubblico per sempre. A quel punto la vera variabile per lo Stato è quanti interessi paga su questo debito pubblico e insomma, in che modo questo debito può essere prolungato e a dei tassi di interesse sostenibili più lungo del tempo possibile. Quando hai la tua banca centrale e continui ad usare le risorse pubbliche per aumentare la produttività della tua economia, non hai praticamente nessun rischio. L'unico rischio che potrebbe esserci è se a un certo punto, per qualche motivo, aumenta l'inflazione, quindi il tenore della domanda e dei consumi e degli investimenti supera, la capacità produttiva dell'economia e il lato dell'offerta. Comincia a soffrire ed inizia una spirale di inflattiva che può anche essere, per esempio, legata ad un tasso di cambio che si svaluta particolarmente perché gli investitori esteri magari escono dal paese, vogliono vendere la valuta locale, quindi questa si svaluta e questa in qualche modo si deprezza e questa in qualche modo aumenta l'inflazione. Cioè, quel tipo di situazione che per ora è estremamente lontano, è un rischio effettivamente a cui gli stati, anche con la loro valuta, la loro banca centrale, devono fare attenzione. Ed è per questo che normalmente non fanno spesa pubblica sempre in modo eccessivo, cercano di farlo in modo oculato, o almeno quelli bravi lo fanno in modo oculato. Nei paesi della zona euro, però, il problema che dicevo prima è che manca questo strumento di ultima istanza della banca centrale. Quindi, in primo luogo si finanzia sui mercati, gli stati si finanziano sui mercati, in secondo luogo la Banca Centrale Europea fa qualcosina, ma può non essere sufficiente, o almeno nel passato non lo è stato sempre. Quindi le proposte che si stanno vociferando, secondo me, sono molto più attinenti e relative ai paesi della zona euro che a un paese come l'Australia o la Nuova Zelanda. Quello che faranno l'Australia, la Nuova Zelanda e il Giappone e la Svezia sarà mantenere i loro tassi di interesse bassi, probabilmente a livello reale, quindi al netto dell'inflazione, questi tassi di interesse saranno negativi, il che vuol dire che nel tempo il loro rapporto debito-PIL scenderà senza che loro facciano misure di austerità, tagli alla spesa pubblica e incrementi di tasse. Questa cosa dovrebbe andare avanti. Può andare avanti per molti, molti anni, fin quando i tassi di interesse rimangono intorno allo zero in termini reali o anche addirittura negativi, non ci sono problemi. Lo Stato può andare avanti benissimo e secondo me questo è quello che accadrà in quei paesi. Quindi non ci sarà una abolizione del debito, una cancellazione del debito in modo esplicito, in questi paesi non ce n'è bisogno. I titoli che rimangono in pancia alla banca centrale dei vari paesi staranno lì e non hanno nessun costo, nessun onere, perché una volta che lo Stato paga gli interessi alla banca centrale, poi questa li riversa allo Stato a fine anno, questo è un altro aspetto interessante, e quindi di fatto secondo me quella sarà la soluzione per quei paesi. Altro discorso è che tipo di attività di futuro produttivo avranno questi paesi, ma quello è un altro aspetto su cui non ci mettiamo a discutere ora. Invece nei paesi della zona euro ci si pone il problema di cosa succede se a un certo punto un paese come l'Italia ha delle esigenze enormi perché la sua economia ha perso un sacco di punti, perché la sua economia è più basata sui servizi e sul turismo che faranno più fatica a riprendersi, perché la sua economia, perché il suo tasso di disoccupazione è ancora molto alto. Quindi lo Stato avrebbe magari per diversi anni la necessità di finanziare un enorme deficit pubblico, ma allo stesso tempo la Banca Centrale Europea, finita la pandemia, comincia a tirare i remi in barca e quindi a non finanziare più, a non acquistare più titoli con lo stesso tenore. E questo si aggiungerebbe al fatto che già esiste una differenza nei rendimenti tra i vari paesi e l'Italia comincerebbe magari a dover avere una grande esigenza di spesa e un debito che diventa sempre più insostenibile. Le proposte che sono state avanzate sono diverse. La proposta dei due ricercatori francesi che menzionavi prima è quella di in qualche modo cancellare la porzione di debito che è già detenuta dalla Banca Centrale Europea
che sarebbero i titoli che la banca centrale ha acquistato negli anni attraverso i vari programmi, e usare quello spazio fiscale, cioè quelle risorse che lo Stato non deve più versare in interessi, per la riconversione ecologica. Quindi questo otterresti da un punto di vista formale una diminuzione del rapporto debito-PIL, perché tutto il 20, 30, 40% del debito che è detenuto dalla Banca Centrale Europea verrebbe eliminato, e dall'altra un accordo con gli Stati membri per finanziare la conversione ecologica, che è sicuramente una cosa molto importante. Secondo me il limite della proposta dei due francesi è che in realtà loro se la prendono con, cioè stanno, se la stanno prendendo con il problema sbagliato. Il debito che è in, il debito italiano, i titoli di debito italiani che sono in pancia alla Banca Centrale Europea, per l'Italia sono praticamente a costo zero, nel senso che una volta che l'Italia ha pagato gli interessi alla Banca Centrale Europea, questa li ritorna al tesoro, attraverso la Banca d'Italia, li ritorna al tesoro italiano. Quindi quei titoli di Stato sono a oneri zero per lo Stato, insomma, più o meno. Il problema grosso invece sono quegli altri, quelli che non sono nelle mani dello Stato, qui della Banca Centrale. Quindi secondo me è una proposta che ha alcuni limiti. Un'altra proposta che è stata fatta è quella di sostanzialmente monetizzare questo debito che è stato fatto durante la crisi del Covid, e cioè di far acquistare molto di più alla Banca Centrale Europea i titoli di Stato dei paesi della zona euro, nella misura in cui questa spesa pubblica è stata usata per far fronte alla crisi, che sarebbe effettivamente molto più utile, nel senso che a quel punto, nell'immediato, molti più molti, questa tra l'altro, faccio una parentesi, è una proposta che è avanzata in varie formule, è stata avanzata da persone del tutto allineate, non stiamo parlando di eterodossi, stiamo parlando di Grazie. Guido Tabellini, che ha firmato un articolo insieme a Francesco Giavazzi sulla voce, con proposte simili. Shaheen Vallée, che era il responsabile economico del gabinetto Van Rompuy quando Van Rompuy era presidente del Consiglio europeo. Stiamo parlando di personalità assolutamente mainstream, insomma, senza fronzoli estremisti. Questa sarebbe ovviamente una proposta interessante, perché significherebbe che nel momento in cui... scusate. Nessun problema. La tecnica è una proposta interessante, che nel momento in cui la Banca Centrale oggi si dovesse impegnare a fare una cosa simile, europea, vorrebbe dire comprare un'enormità di titoli italiani, perché l'Italia deve fare fronte a questa crisi molto, molto più significativa, magari molto più di altri. È una proposta che per ora non sta incontrando il favore delle istituzioni europee. Ed è anche questa, mi permetto di fare un piccolo appunto, una proposta un pochino di corto respiro, perché è vero che in questa fase uno può dire: va bene, io emetto, l'Italia attraverso la Banca Centrale Europea decide di emettere molti, molti più titoli che vengono acquistati dalla Banca Centrale Europea, quindi fa un deficit molto più importante che aiuta l'economia in questa fase, e quel debito poi scompare, nel senso che rimane in pancia alla banca centrale per sempre, e di fatto è come se fosse monetizzato. Questo sarebbe sicuramente molto utile, però non risolverebbe in realtà il problema del dopo, cioè se l'Italia per 2, 3, 4 anni deve continuare a sostenere magari forti deficit pubblici per poter riattivare la propria economia. Siamo sicuri che anche passata la pandemia, continui questa volontà da parte della Banca Centrale di mantenere sempre più titoli italiani nella sua pancia, e di poter acquistare titoli di Stato italiani per tenere basso il rendimento? E secondo me, tutte queste proposte hanno il limite del dopo, cioè una ripresa non è che domani chiude, finisce il confino e boom, siamo di nuovo tutti in piena occupazione e abbiamo ritrovato l'economia che avevamo prima. No. Ci saranno molti anni in cui la disoccupazione sarà elevata e in cui l'esigenza dello Stato di finanziarsi sarà molto forte. Per questo io credo che alla fine il rischio che stiamo correndo non è tanto quello di una ripetizione del 2008, perché secondo me la Banca Centrale Europea ha
ha sdoganato, ha fatto uscire dal tubetto il dentifricio, non lo puoi più rimettere dentro, cioè ha sdoganato il quantitative easing, ha sdoganato questo programma che acquista titoli in modo supplementare. Quindi io non credo che ci troveremo di fronte di nuovo a una crisi dei debiti sovrani come quella che abbiamo avuto nella zona euro nel 2008-2010, ma è probabile che gli stati, non avendo comunque un ombrello esplicito della Banca Centrale Europea che li protegga da eventuali turbulenze sui mercati, decidano da sé di fare molto poco deficit o molto meno deficit di quello che sarebbe necessario per paura di evitare, per paura di avere problemi di finanziamento sui mercati. Quindi secondo me lo scenario che ci troveremo davanti è che in alcuni stati, quelli più colpiti, lo Stato farà troppo poco perché ha paura di finire nella situazione stile 2010 e quindi l'economia crescerà in modo molto molto lento o molto più lento di quello che sarebbe necessario per riassorbire la grande massa di disoccupati e di reddito che è stato perso durante la crisi. Secondo me questo è lo scenario a cui nella zona euro andremo di incontro perché non vedo possibilità di accordarsi su cose più stravaganti come quelle diciamo che ho menzionato prima, che sosteneva addirittura appunto un estremista come il membro di gabinetto di Van Rompuy. Secondo me, noi arriveremo ad accordarci su quello e il sentiero stretto, diciamo, del poco deficit con molta cautela per evitare guai sarà quello che torneremo a seguire dopo la fine della crisi. Quindi mi aspetto un'economia della zona euro in generale, dell'Italia e di alcuni altri paesi in particolare, molto in sofferenza per molti anni. D'altra parte è quello che è accaduto dopo la crisi del 2008, cioè i paesi sono cresciuti molto molto lentamente, cioè prima del Covid in Italia avevamo il 10% di disoccupazione, in Spagna il 15%, in Grecia intorno al 20%, insomma non erano economie floride, dopo stiamo parlando di 10 anni, 12 anni dal 2008. Secondo me quello è lo scenario a cui torneremo, temo. Ok, sì, è una visione pessimistica ma realista ed è necessario cercare di esserlo soprattutto quando in questa situazione. Quindi appunto scenario non positivo pare non sia soltanto un'opinione tua ma delle stesse agenzie di rating che chiaramente hanno una funzione diversa da molti criticata, ma a tutti gli effetti hanno un ruolo e le due più importanti, quindi Standard & Poor's e Fitch, a distanza di pochi giorni, hanno entrambe declassato l'Italia. Quello che mi ha colpito rispetto a quella di Standard & Poor's erano le motivazioni, tra cui tra le varie veniva citato un debito privato italiano in realtà in diminuzione e non visto come un potenziale pericolo per l'economia, ma come la mancanza della capacità del bilancio centrale europeo di gestire gli shock economici, quindi non avere gli strumenti per gestire questo genere di crisi, sia parte della decisione di declassare l'Italia. Quindi la domanda che volevo farti è questa. Uno degli obiettivi della costruzione europea dovrebbe essere quella della convergenza dell'economia degli stati membri. L'Italia e molti paesi che verranno impattati dalla crisi post-Covid, che sono stati impattati dalla crisi del 2008, hanno visto i loro indicatori economici scendere costantemente e così sarà ancora molto, molto probabilmente. Questa convergenza è in una dinamica, mostra un trend positivo. Qual è la realtà? La realtà è che le analisi sulla convergenza sono numerose, potete trovarne diverse cercandole su internet, ma in realtà il problema qual è? Il problema è che qua potremmo discuterne per ore e ore, ma fondamentalmente, se la devo dire, se la devo sintetizzare così, in poche parole, direi che il problema è che avendo più integri le economie, cioè quindi più togli ostacoli alla libera circolazione di merci, servizi, capitali, persone, e meno lo Stato ha la possibilità di intervenire per correggere il mercato. Okay? Cioè più dai potere al mercato in questi quattro
non sono tutti e quattro ugualmente importanti in realtà, però insomma, più dai potere al mercato in questi quattro settori, meno lo Stato può intervenire per correggere il mercato. Ora, se uno crede, perché ha una visione keynesiana dell'economia, come ce la posso avere io, come ce la magari ce l'hanno anche molte persone che ci ascoltano e anche molti economisti accademici, che lo Stato debba intervenire per risolvere dei problemi del mercato, questo tipo di struttura ovviamente non consente di andare a migliorare le performance dei paesi che per motivi di mercato stanno finendo in posizione sempre più difficile. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che più un paese è debole, più diventa debole. E questa è una spirale negativa. Dall'altro lato, più un paese è forte e più diventa forte. Per fare un esempio molto banale che abbiamo sotto gli occhi tutti, l'Italia è un paese che per vari motivi è considerato debole e i mercati finanziari, quindi i movimenti di capitali, sono contro di lei, nel senso che la mettono in difficoltà. Lo Stato deve pagare di più per i propri titoli di Stato. Quando l'economia è già debole, lo Stato deve pagare sempre di più per il proprio debito. Dall'altro lato la Germania, che prendiamo anche la situazione pre-Covid, senza parlare adesso di quello che è successo, ma anche quella del pre-Covid, che non era diversa, la Germania, che invece andava molto meglio dell'Italia, pagava tassi di interesse molto più bassi. Okay? Questa cosa le dava ancora più possibilità di liberare risorse per la sua economia reale. E quindi il sistema basato su una liberalizzazione dei mercati di capitali sta disgregando le economie europee, non le sta facendo divergere, okay? Questo non è un gioco di parole, ma sono integrate da un punto di vista finanziario, ma sono disintegrate da un punto di vista di economia reale, perché la Germania cresce molto meglio dell'Italia, invece l'Italia continua ad andare sempre meglio e l'Italia invece sempre peggio. Ora, voi direte, ma sta cosa però esiste anche tra le regioni di uno Stato, no? Perché anche le regioni o anche gli stati di una federazione come gli Stati Uniti, perché anche lì si è liberalizzato tutto, le persone, i capitali, i merci, i servizi, non ci sono le frontiere fra l'Alabama e il Minnesota, non ci sono ostacoli tra Nevada e Dakota del Sud, come non ci sono tra l'Italia, la Francia, la Germania e l'Austria. Vero, però la differenza è che lì esiste uno Stato, o all'interno di una federazione esiste uno Stato centrale, all'interno di uno Stato con le sue regioni esiste comunque uno Stato centrale, che in qualche modo interviene e redistribuisce le risorse e può aiutare le regioni che sono, o gli stati della federazione che sono maggiormente in difficoltà. Se ora pensiamo a questa cosa a livello di zona euro, l'equivalente di questo sistema sarebbe uno stato della zona euro che ha preso atto del fatto che ai singoli stati della zona euro è stata tolta la capacità di intervenire nel mercato e per correggere il mercato, interviene a livello centrale e dice: beh, se la Germania le sue industrie stanno andando benissimo, tutti i capitali stanno affluendo in Germania, lo Stato si finanzia a pochissimo, io prendo risorse da lì e le do alla Grecia, le do a Cipro, le do all'Italia, per cercare di aiutare quelle zone facendo investimenti, infrastrutture, in capacità produttiva, in tutto quello che serve. Questa cosa ovviamente non esiste e molto probabilmente nella zona euro non esisterà mai perché non c'è nessuna volontà di fare una cosa del genere. Anzi, anche durante la crisi della pandemia si sta parlando di fare prestiti all'Italia e alla Grecia, non di dare trasferimenti. Quindi vedete che non c'è possibilità. Inoltre, no, i trasferimenti di per sé non sono risolutori, ci vogliono decenni. Ci sono calcoli, insomma, sono stati fatti calcoli su quanto ci vuole ad una regione, a una regione povera per crescere e raggiungere il livello di quella ricca. Gli economisti hanno calcolato quanto ci vuole, insomma, nel migliore delle ipotesi ci vogliono 30-35 anni di continuo
continui trasferimenti, perché una regione che sta al di sotto della media nazionale raggiunga una regione che invece sta al di sopra. Cioè è una cosa che richiede tantissima fatica, tantissimi trasferimenti, una capacità anche del corpo sociale e politico di accettare i fallimenti, che non è una cosa facile. Cioè, pensate, basta pensare all'Italia pre-euro, no? Anche lì noi avevamo 50, 60, insomma, anche di più di anni, se consideriamo la fase pre-repubblicana, di trasferimenti verso il sud, che però non avevano dato tutti questi risultati positivi. In alcuni casi le cose stavano andando meglio, in altri no. Ma ci vogliono centinaia d'anni per risolvere queste cose. E a volte non si risolvono. Cioè, bisogna ammettere che a volte ci sono delle zone di una federazione o di uno stato che rimarranno depresse e che continuano a essere finanziate dallo stato centrale. Questa cosa all'interno della zona euro non esiste, non si può fare, non verrà mai fatta. L'esito è quello che gli studi, l'ultimo più recente, quello che è uscito dalla Banca Centrale del Belgio, che dimostra che le regioni, non tanto gli stati, non solo gli stati in quanto tale, ma addirittura all'interno degli stati, le regioni stanno divergendo tantissimo. Se voi guardate alla convergenza a livello di entità statuali, in alcuni casi si vede o appare una qualche forma di convergenza, per esempio nei paesi dell'est o in paesi del sud d'Europa. Ma però poi, se andiamo a vedere a livello regionale, sono solo alcune regioni all'interno di questi stati che riescono ad aggrappare, diciamo, la convergenza, mentre tutto il resto degli stati sta andando indietro. Se voi guardate la mappa che è stata fatta su questo rapporto della Banca Centrale del Belgio, è veramente incredibile. Interi paesi, la Francia, l'Italia, la Spagna, sono composti di regioni che o stanno andando indietro, quindi stanno diventando sempre più deboli, o che una volta erano a livello alto di reddito pro capite, ma che stanno velocemente perdendo terreno. Questa è una situazione che sta portando a una divergenza anche dal punto di vista politico all'interno dell'Europa, perché ovviamente la capacità economica poi si accompagna al potere politico, ed è un circolo vizioso che sta distruggendo dall'interno, insomma, la coesione fra gli stati membri. Difficile prevedere che cosa accadrà. Quello che è sicuro è che più un paese si indebolisce economicamente, più si indebolisce politicamente ed è meno anche disposto a prendersi dei rischi, come possiamo vedere, come abbiamo visto per esempio nel caso della Grecia, che alla fine, nonostante la cura da cavallo gli stesse facendo molto male e nonostante, voglio dire, la perdita astronomica di posti di lavoro e di reddito, alla fine è rimasta e ha firmato il memorandum of understanding, uscita dall'euro, come alcuni le suggerivano di fare. Quindi la paura che ho è che, insomma, non si vada verso una rottura, perché potrebbe essere anche una soluzione alla fine, quello di rompere alcuni pezzi di questo sistema. Non si andrà lì, ma si andrà a una progressiva desertificazione economica di alcune aree che perderanno anche potere politico e quindi diventeranno fatto sempre più insignificanti sul piano europeo. Ok, Mirko, grazie mille. Questa era un po' lì a quello che serviva quest'ultima domanda, cercare di dare un po' un quadro generale su come i limiti dell'architettura poi vadano a influire anche sull'economia reale, soprattutto in periodi di shock, come è stato nel 2008 o subito dopo con la crisi del debito e come sta accadendo tuttora con la crisi legata al Covid. Io ti ringrazio Mirko Tomasi e ricordo che questa intervista è stata organizzata da Sottosopra, che è un'associazione di Milano che organizza eventi un tempo dal vivo, adesso principalmente video interviste, videoconferenze legate a tematiche come l'economia, che abbiamo trattato oggi con Mirko, la geopolitica, l'ambiente, e troverete questa intervista sulla nostra pagina Facebook e sulle varie pagine dei nostri social network. Mirko, ti chiedo di restare ancora qualche secondo qui con me e ti ringrazio ancora. Grazie a voi, grazie.